una devozione profonda che sfida il tempo e non consente a una tradizione così antica di disperdersi, tanto più se la religiosità di questo piccolo borgo silano si fa veicolo di valori diversi. Longobucco vive nel Venerdì Santo e nella processione del Cristo morto il momento di raccolta di una comunità in frammenti. Tornano qui nel giorno della Passione i longobucchesi di tutta Italia e nel rito religioso si rinnovano i vincoli, si ricostruisce l'appartenenza. Quest'anno anche con i figli emigrati in Argentina, dove grazie a Don Pedro, un prete d'origine italo-sudamericana, si celebrano le stesse tradizionali funzioni religiose del paese, con la processione nel Venerdì Santo delle tre statue che sono le perfette copie di quelle portate in spalla per le strade di Longobucco. È nella chiesa che vedete alle mie spalle che vengono custodite prima della processione la statua del Cristo morto, la statua della Madonna addolorata e il crocefisso, da cui partiranno e qui torneranno a funzione completata. C'è un'anziana signora che si occupa della cura delle statue, l'abbiamo incontrata. Signora, lei si occupa della cura delle statue, soprattutto della Madonna, è lei che prepara il vestito alla Madonna dell'Addolorata? Sì, io penso a tante, quindi il vestito della Madonna che vestito. È un vestito antico questo? Questo è un vestito antico. Ed è ricamato con fili d'oro? A Rizza l'ha fatta, la monaca di Rizza. Partecipa alla processione di questa sera? Non ci posso venire in malato. Quindi da adesso quante processioni, a quante processioni ha partecipato? Quante ho preso alle leggi, tutte qui. Mamma si è andata a vecchi. Santa Maria addolorata, lo Calvario fossa sulla. E Gesù mio caro prego, Carlo pensi alle sue fe. L'intero paese che prende parte alla processione del Venerdì Santo, c'è una precisa spartizione dei ruoli, aprono il corteo religioso i giovani, loro portano il crocifisso, poi sono gli uomini, sei alla volta, che portano la bara del Cristo morto, infine le donne a cui è affidato il compito di portare la statua della Madonna addolorata. Chi non può prendere parte alla processione lo fa simbolicamente accendendo una luce ai balconi, alle finestre o alle porte di casa al passaggio del corteo religioso. È un impegno importante. Sì, sì. Che cosa rappresenta per voi? Rappresenta una devozione. Siamo devoti, sì. È molto forte la devozione qui a Longobucco. Sì, sì. Ogni anno lei partecipa alla processione e porta il crocifisso? Sì, sì. Ogni anno. Siamo da fuori noi. Ah, lei da dove? Longobucchesco, siamo emigrati, ogni Venerdì Santo andiamo alla processione. Chi rappresentate voi? La Fraternità di Longobucco. Partecipate sempre ogni anno? Ogni funzione, ogni anno, Natale, Pasqua, Corpus Domini, tutti gli eventi festivi partecipiamo. Vuol dire tanto, per noi longobucchesi partecipare alla processione è tutto. C'è una devozione molto profonda e quindi è...